Ciao a tutti, sono Alessandro, vediamo qui di fronte a voi l'Xperia Z2, l'ultimo top di gamma della casa giapponese, con diverse novità. Abbiamo un display da 5.25 pollici Full HD, TFT come tecnologia, che supera i 400 ppi come densità di pixel. Abbiamo anche tutta una nuova interfaccia con nuove animazioni e nuovi menu. Come potete vedere, scorrendo a sinistra con lo slide del drawer, abbiamo tutta una nuova serie di scorciatoie, le più usate, Ordina, Play Store, Sony Select, la possibilità di disinstallare, eccetera. Abbiamo inoltre il nuovo Snapdragon 801 spinto a 2.3 GHz e abbiamo i soliti 2 GB di RAM. Abbiamo inoltre una fotocamera posteriore da ben 20.7 megapixel, assolutamente un sensore della stessa Sony, e un design che non si discosta troppo dallo Z1 precedente. Come potete vedere, abbiamo linee leggermente più morbide sui lati con i bordi smussati. Presto dovrebbe arrivare anche in Italia ad un prezzo che dovrebbe girarsi dai 500 ai 699 euro. Per il resto abbiamo anche un nuovo dialer che si sposa molto da vicino con il dialer del Android 4.4. Abbiamo inoltre alcune applicazioni preinstallate come la radio FM, il Track ID e tutta una serie life log che ci permette di utilizzare anche il nuovo accessorio di Sony che vedremo successivamente, e tutta un'altra serie di applicazioni. Abbiamo anche un'animazione, come potete vedere, dello sfondo sensibile al nostro movimento. Per il momento è tutto, vi rimandiamo poi alla nostra futura video recensione.